ragazze, ciao ragazzi, oggi inizio questo video completamente struccata perché, come da titolo, andremo a farci truccare sia da Sephora che da MAC oggi e poi potremo fare il confronto e anzi voi potrete giudicare chi dei due insomma è stato più bravo a truccarmi. Il prezzo ve lo dico subito, sono 30 euro il trucco da Sephora, che sarà il primo che andremo a fare adesso perché ho appuntamento tra pochissimo e andremo a fare adesso, visto che mattina faremo un trucco da giorno, poi invece da MAC questa sera andremo a fare appunto un trucco da sera. Sono molto molto curiosa di vedere come sarà. Raramente mi faccio truccare e mai praticamente nelle profumerie, quindi sarà interessante. Visto che l'appuntamento si avvicina, ragazzi, andiamo a farci truccare da Sephora e poi sono super 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 curiosa di leggere a fine giornata quali saranno i vostri commenti, chi secondo voi è stato più bravo e se ne è valsa la pena. Siamo, ragazzi, siamo arrivati, c'è Sephora davanti a me, eccola qua. Nel frattempo mi hanno messo questo fazzolettino, mi hanno chiesto qual è il mio profumo preferito, così questo profumo, ed ho scelto ovviamente il Givenchy L'Inter D, come sapete che è il profumo che uso sempre. Tanto voi non potete vederle, ma sono tutte truccate da Halloween, strafighe ragazze. Andremo ad applicare l'Isir de Jeunesse, ok, che ti dà un effetto idratato, illuminante e levigato e ti mantiene il trucco tutta la giornata. In più hai Ole Eriksen, contorno occhi, con polvere di banana e vitamina C, quindi effetto levigato, estremamente luminoso e idratato. Ho anche il cerchietto così non ho i capelli che rompono le scatole. No, bravissima. Vedi, va subito a levigare e a opacizzare l'incarnato. Ovviamente non si va su un contorno occhi con un primer che sia opacizzante. Guarda come è subito levigata e opaca. Sì, vero. Visto? Bene, adesso scioglieremo il colore del fondotinta. Ok. Ho scelto per te il Forever di Dior. Ok. Che ha un finish satinato opaco. Perfetto. Allora, sceglieremo le tonalità in questo modo. Secondo te qual è il colore che ti si addice di più? Guarda, secondo me questo che è un pochino più rosato. Benissimo. Però mi fido di te, se vuoi provare dimmi tu. Scelto bene. Tenendo il fondotinta sempre verso l'alto diamo più un effetto di levigatezza del viso, no? Quindi anche se abbiamo una giornata che siamo particolarmente stanche e quindi la pelle la vediamo un po' così sofferente, fare il make up con dei gesti verso l'alto ci aiuta a ridistendere i tratti del viso. Tu non hai assolutamente proprio il mio colore, insomma, però è proprio il mio colore, eh? Vista? Perfetto. Perfetto. Bene, prendiamo un correttore illuminante. Huda Beauty Mercury. Non l'ho mai provata questa. Bellissimi, voilà. Colori meravigliosi. Cosa faremo noi? Prenderemo l'inclinazione della parte sotto dell'occhio per seguire dove noi vogliamo che vada a finire la sfumatura della parte sopra, perché è quella che ci dà l'inclinazione giusta del nostro occhio. Vedi? Così amplifica molto di più lo sguardo, perché altrimenti potrei andare più in basso e creare un ombrello abbasso. Esattamente, crea una macchia e oltretutto un'ombra che va a chiudere il mio occhio, che ti danno una luce pazzesca. Bella. Pur essendo un matte. Bello che parto da qua così. Apri di più lo sguardo, anche se hai gli occhi grandi, però fa ancora di più. Guarda in su. Vado a fare dei trattini, no? Non vado a fare una riga, come si dice, marcata, netta. Che di fuoco un effetto volume. Vado a prenderti un bel mascara. Grazie. Incurvante, che ti hai già messo. Lo conosco. E allungante. Guarda in basso, perfetto. Andiamo con quello che uso sempre. Sì, lo uso sempre. Giuro che non sono andata a vedere oggi che è così. Bene, andiamo sul rossetto. Ok. Di solito cosa ti piace? Qualcosa di proprio rossetto? Abbastanza nude. Anch'io ti metterei un nude.
Vedi tu. Metterei un blush. Ok. Oggi. Questa è una nuova tonalità di Fenty che trovi solo nel nuovo kit di mini gloss. Profumatore la porta, come sei? Oh, bellissimo. Guarda. Ragazzi, sono rientrata a casa e questo è il risultato del trucco. Adesso magari, anzi ve lo faccio vedere sia con la luce naturale. E mi metto proprio davanti alla finestra e vi faccio vedere, anche se sembro blu in questo momento in videocamera, ma così magari apro anche le tende, riuscite a vederlo bene. Sicuramente non è un trucco che io farei su me stessa, perché non uso queste tonalità, non uso di solito la matita marrone, non uso di solito appunto ombretti color pesca e quasi mai indosso gloss, ma devo essere sincera, il risultato non mi dispiace. Stessa cosa per le sopracciglia, di solito le faccio un pochino più definite, lei me le ha fatte molto più naturali, però sono stili e lei mi ha chiesto spesso se avevo preferenze eccetera, ma io le ho detto guarda, fai tu, mi fido di te, decidi tu quello che pensi mi possa stare meglio. Quindi insomma devo dire che come match del fondotinta è perfetto, anche il contouring, il blush è stata molto delicata, quindi non è niente di troppo esagerato ed è sicuramente un trucco ecco portabile, le ho chiesto un trucco da giorno. E tra l'altro il costo del make up è di 30 euro, piccola parentesi, ma io avendo la carta gold ho un trucco al mese gratuito e l'ho utilizzata oggi, quindi non ho pagato assolutamente nulla, ma appunto se non avete la carta gold il costo è di 30 euro. Devo dire che tutto sommato sono molto molto soddisfatta del trucco, anche se personalmente, ma ovviamente si tratta di gusti personali, sarei andata a sfumare di più il colore e avrei applicato colore anche sotto. Lei però appunto ha fatto secondo i suoi gusti, proprio perché è quello che le avevo chiesto. Ovviamente sulle labbra avrei applicato un rossetto satinato opaco, lei invece ha voluto mettere un gloss, non ha fatto il contouring al naso, io di solito lo faccio, ma vabbè che sono anch'io un pochino fissata, curiosa, e voglio leggere i vostri commenti, voglio sapere che cosa ne pensate voi. Devo dire che sono sempre molto molto gentili, simpatiche, disponibili da Sephora, la ragazza che mi ha truccato è stata un tesoro, veramente, cioè non so come ringraziarla perché è stata dolcissima e simpaticissima, e quindi per quanto riguarda questo non posso veramente dire nulla perché sono super soddisfatta. Gatti, che cosa combinate? Mi è dispiaciuto un po' che non abbia usato un correttore un pochino più coprente per le mie occhiaie, anche se non ne ho tantissime, ma ho usato il Touche Éclat di Saint Laurent che è più illuminante e copre veramente poco. E sì, si vede che non è assolutamente il mio stile, secondo me, almeno io vedo che è un trucco che appunto non avrei fatto io, ma ognuno ha il suo stile e i propri gusti personali. Tutto sommato anche questo colore pesca così non mi dispiace, forse dovrei usare un pochino di più con i colori, ma scrivetemi voi sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo trucco. Adesso magari ve lo faccio vedere anche con le luci artificiali. Ok, questo invece è l'effetto con le luci artificiali. Vi faccio vedere più da vicino la base così vi rendete conto, calcolando che comunque, sì, ho usato un fondotinta Dior e le occhiaie le avrei coperte di più con un correttore full coverage, ma è pur vero che non ho, insomma, delle occhiaie pazzesche, e voglio però appunto vedere che cosa ne dite voi da vicino. Tutto sommato il fondotinta non è male, anche se è veramente poco coprente e spero che non sbavi la matita, però per il resto insomma io sono molto contenta. Comunque più tardi abbiamo il trucco da MAC e vedremo un pochino chi dei due è stato più bravo, confronteremo, ma soprattutto mi darete voi i vostri pareri, quindi ci vediamo tra un po'. 5 hours later. Ok ragazzi, mi sono struccata e siamo quasi arrivati da MAC per fare il nostro trucco serale. Infatti fuori, come vedete, si è già fatto quasi buio. E come blush ho appunto preso un color pescato, comunque ben contrasto, però rimane abbastanza neutro. È neutro, quindi comunque non va a rendere la pelle troppo pesantina. Devo dirti che sono proprio i miei gusti questi. Fa piacere, cliccare. Invece come fondotinta appunto, in base a quello che abbiamo detto prima, ti ho preso il Water White, che è un fondotinta super leggero, effetto seconda pelle, stratificato, diventa media coprenza. Una passata sola invece risulta super naturale. Lo vado a opacizzare con la Studio Fix, che tu mi dici comunque problema di lucidità e paura che comunque diventi troppo luminosa la pelle. Lo vado a opacizzare con questa, che comunque è un cipre fondotinta, quindi da solo ti funziona proprio da fondotinta e copre anche un po'. Esatto, è super coprente. Okay. Infatti vado comunque con un pennello super leggero, così
vai. Io sono qua. Dimmi come se devo muovere. Tu no, io non voglio disturbare te, quindi dimmi tu se mi devo girare. Sì, posso, tranquilla. Ok. Prima qui è una bella base, quindi giusto per ridefinire, scurire leggermente. Grazie. Sì, hanno un sacco di buchini in realtà, quindi. Quello, esatto, coprirli, cioè. Sì. Guarda. Ogni tanto apro gli occhi. Questo penso di averlo, questo ombretto, come si chiama? Wedge. Sì, vero? Sì, ce l'ho. È azzeccata? Sì, l'ho sempre usato. E lui è lui, classico marroncino neutro da piega, che mi dà anche comunque, oltre che la base, la direzione da seguire. Sì, è super naturale, anche se vuoi fare un trucco non trucco. È vero. Vero? Anche su tutta la palpebra. Non ti vuoi truccare, se magari un bel paio di ciglia finisce. Vero. Per rendere ancora più scatoli, proprio picchiettanti. Mi concentro al centro ma verso l'interno, perché se mi concentrassi solo verso l'esterno non si vedrebbe il riflesso. Così si vede molto meglio. Tutti brillantini. Ah sì, io non riesco a vederli. È pieno, credimi, ah, che sì? È pieno di brillantini. Hai fatto bene a fare la base dopo, decisamente, vedi? Guai. Dovrei imparare anch'io. E la shift? Sì, sempre. Sempre, belle, l'ho fatto tipo 3 giorni fa. Sono incurvatissime, infatti. Sì, non naturalmente, purtroppo, le mie non sono così. Ma è comunque difficile averle tanto incurvate. Sì, c'è chi è fortunato, ma io no. Il volume hai? Ma sì, volume sì. Comunque la shift ti fa anche volume, perché te le rende più spesse. Quindi, perché c'è anche una tintura. Ragazzi, sono tornata a casa, volevo filmare appena uscita, ma c'era una bora e un freddo fortissimi, non ce l'ho fatta proprio, cioè le raffiche erano fortissime e non riuscivo a parlare. Comunque, questo è il risultato finale. Calcolate che lo dico solo per informazione, nel senso, stasera è Halloween e questo non è un video a tema Halloween, però la ragazza è andata giù pesante con il trucco, proprio perché appunto questa è la serata di Halloween, quindi sì, è molto intenso in realtà. Ed è questo il risultato finale, ve lo faccio vedere anche con le luci. E se non vi sto dando tantissime impressioni personali è perché voglio sapere i vostri pareri e senza influenzarvi in alcun modo. Tra l'altro ho anche poca batteria, quindi non posso stare tantissimo ancora con voi. In realtà invece il rossetto opaco mi piace un sacco e l'ho acquistato. E vi dico subito, si tratta del Retro Matte Liquid Lip Color, bellissimo. Mi sono resa conto in questo momento, guardando lo scontrino, peraltro, che non ho pagato i 60 euro del trucco come mi dicevano in precedenza, ma ho pagato soltanto 24,50, che è il prezzo del rossetto. Non so come mai, se è perché mi hanno riconosciuto o come mai, perché inizialmente mi avevano detto che era 60 euro, poi forse perché ho fatto un acquisto, non lo so. Comunque questo è il risultato finale. Secondo me il colore è perfetto, il rossetto mi piace un sacco. Purtroppo questa base è un pochino, non è abbastanza opacizzante per me, perché vedete che nonostante fuori ci sia vento forte, quindi secco, comunque sono lucida. Mi piace tantissimo il colore, che è brillantinato, è veramente stupendo, però l'avrei comunque sfumato molto di più, ma ovviamente io ho dei gusti e uno stile personale e ognuno quando trucca ha il suo stile personale. Comunque voglio che mi diciate che cosa ne pensate assolutamente nei commenti. Preferite il trucco di Sephora? Preferite il trucco di MAC? Quale voto diamo ad entrambi? Quindi fatemi sapere. Devo fare una nota comunque di merito davvero alle ragazze anche da MAC, sia da Sephora che da MAC, ma sono state tutte gentilissime, si sono prestate, hanno lasciato che io filmassi, anzi non volevano darmi fastidio mentre ero io a dare fastidio a loro con la videocamera, ed ero io che dovevo scusarmi, quindi è stata veramente una bellissima esperienza anche proprio umana. E basta, è un esperimento che ho voluto fare con voi e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti per sapere quale dei due preferite. Quindi bacio,
grandissimo Mie Family, non ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!